Ragazzi, buon modo dei e bentornati incredibile sulla Sus Run con il nostro Sus incredibile nel mondo variopinto di Elden Ring, incredibile, mamma mia. Direi di andare a Khalid e prendere subito la mappa, quindi andiamo qua. Ragazzi, vogliamo iniziare l'episodio con il piede giusto, con un po' di extreme. Ma perché non uccidiamo di questi piccioni così? Tanto per far vedere quanto Sus è forte. Secondo me avrò fatto bene, secondo me ho fatto una gran cazzata, ragazzi. Ah, vabbè, peccato, non è voluto salire. È inutile che vado a prendere quell'Ashes of War del fuoco che rompeva l'equilibrio, perché quella era veramente tra le cose più rotte della vita. Però non credo sia più rotta, perché l'hanno patchata tantissimo, l'hanno nerfata in una maniera clamorosa. Ah, mettiamoci il Perry Cariano. Giustamente l'ho preso nell'altro episodio, ma mi sono ricordato che non l'ho messo. Mettiamoci il Perry Cariano, così almeno facciamo qualche Perry sus, no? Intanto andiamo a prendere le mappe e poi ci andiamo a prendere quell'Ashes of War. Allora, la mappa dovrebbe essere là, vicino al laghetto dei draghetti sus. Adesso dobbiamo andare qua giù. Qui c'era il dungeon sus, vero? Giusto perché ci sono passato sopra, dai, forza. Ho cambiato gli scheletrini, tanto per... perché io mi ricordo che erano fortissimi questi. Vabbè, non è andata molto bene. Gli avvelenati? Ah, godo. Calma, non ci corre niente nessuno. Ecco fatto. Perfetto, meno uno. E poi sto facendo questa cosa veramente tanto per sfizio, ragazzi, perché tanto non useremo mai probabilmente lo scudo quello figo, però vabbè. Solo per darvi un po' di brivido iniziale e per far vedere l'abilità di Sus come piromante. Mi ricordavo male che avevano nerfato pure il veleno. No, invece no, il veleno Sus. Allora, io però volevo fare la strada Sus. Eccola qua, la strada Sus. Probabilmente starò skippando delle robe di missione, sicuramente, perché non è che mi ricordo come si azionavano tutte le missioni incredibili. Allora, qui c'era un tizio Sus, mi ricordo, che tra l'altro si poteva farmare il suo set che mi piaceva molto. Eccolo qua, 15-12. Beh, questo è vicino. Allora, me lo compro. Me lo compro alla grande. Potremmo comprarci quello di gelo. Che dite? Ci compriamo quello di gelo, massima, che ce frega. Stava qui, vero? Mi ricordo male? Era lì la l'Ashes of War che rompeva l'equilibrio. Vorrei prendermi quella. Che mi parla, droppava uno scarabeo sus. Volevo levarmi il talismano di Radagon. Però per levarmi il talismano di Radagon volevo mettermi qualcosa di simile. L'unico talismano che mi viene in mente simile a quello di Radagon, però versione low budget, è quello che si trova nella catacomba sus che sta a Sepolcride. Quello dove devi ammazzare un altro ulcerato sus. Eccolo, eccolo. Ah, ne avevo davanti al falò. Grande. Cenere di guerra, fiamma del manto rosso. Questa era veramente rotta. Però ormai l'hanno nerfata. Però, dato che non la provo da quando era veramente rotta, magari, insomma, potrebbe regalarci delle emozioni. Allora, qui c'è il nostro amico. No, pure questi c'erano qui, è vero. Qui c'è proprio tanta gente proprio bella da affrontare proprio, che voglia. Proviamo a eliminare lui. Mamma quanto sei duro, figlio mio. Ah, eccolo. Ammazza, mi ha fatto un prevade che io veramente non ho parole, ragazzi. Allora, il mio piano era evocare loro, però li vorrei evocare vicino a lui, quando è solo, per fare in modo che gli faccia un danno sus. Perché questi qui gli mettono un sacco di sanguinamento a questo infame, quindi... Ok. Oh, che fantastico. Bene, adesso evochiamo loro. E ci divertiamo. Via via via. Allora, io mi ricordo che loro gli davano un po' di sanguinamento, che però non è andata a buon fine questa cosa. Me li ha ammazzati con un colpo fantastico. Due. Tre. Non ne vale assolutamente la pena. Il danno è talmente basso che non ne vale la pena. Oh, calma.
sono morti subito quei cosi. Speravo in un sanguinamento più, un pochino più sus, però. Ok. Allora, io vorrei cercare di fare come ho fatto prima. Ah, sono diversi! Che carina sta cosa! Un li buffa, eh? Tanto non hanno equilibrio, appena ho detto di fare le cose con calma. Ok, ne manca uno. Eh no, che cavolo. Eh no, mi faccio beccare un'altra volta, eh. Con calma. Poi prima, una danza. Ok, perfetto. GG per noi. Contento, soddisfatto. Molto bene. Abbiamo eliminato sto coso e ora elimineremo la danna, ovviamente, sperando che vada tutto bene. Si va, momento di andare a far festa. Guarda che bella la strada per andare al castello di Radan, piena di questi nemici adorabili proprio. Assolutamente una voglia di sconfiggere queste creature, mamma mia. Andiamo quasi, ragazzi, mi ricordo che c'era un portale sus. Ah, perfetto. Mi ricordavo il portale funzionasse, invece era una trollata sus. Buongiorno. Meno male che l'ho schivata, perché qui la situazione non è positiva, io ve lo dico. Questi sparano, ci danno un benvenuto così. Un po' cecoiono, però vabbè, fa niente, meglio così. Appena ho detto non ci cogliono, ragazzi, l'ho detto adesso. Ragazzi, ricordo molto 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 male o non ho idea di come si entra in questo castello? C'era una strada sus? No, dai, fratellino, no, non lo fare, non lo fare. Attacco fiammeggiante, penso di averlo usato tipo due volte in tutta la vita. Sì, mi sa che bisognava fare questo su sta strada da dietro. Vabbè. Ma io volevo partecipare alla festa. Ma bisognava fare così, ragazzi, ma mi sto perdendo qualcosa. Io non mi ricordavo minimamente che bisognasse fare tutto sto giro per andare dalla festa di Radan. Proprio non me lo ricordavo mai nella vita. Qui c'è pure un tizio sus qua. Buongiorno. Cioè, vorrei provare a fare un parry a questa creatura. Voglio provare a fare un parry, tanto per, dai. Ah, ok. Ok, scusami. Mamma mia, quanto sei incazzato che io ho fatto il parry a questo. Mi ha fatto l'attacco quello sus... che usano con gli spadoni ignoranti. Sono un attimo interdetto perché non mi ricordavo mai la vita... questa fatica immane per andare a Radan. Cioè, poi si lamentano che qui non viene nessuno a far festa. E beh, ma... figli miei, fatevi una domanda. No, 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 sbagliato, sbagliato! No, 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 sbagliato, no! Non volevo evocare nessuno! Pure lui? Ok. Ok. Io i leoncini li vorrei proprio saltare. C'è modo di andare via senza affrontare quei leoni? Grazie, ok. Bella trappola, complimenti, siete proprio delle persone tristi. Ok, bene. Oh no, c'erano pure queste. Ma non c'era un falò, qualche cosa, niente? Ragazzi, scusate se mi vedete così un po' interdetto, ma proprio... non mi ricordavo proprio mai la vita questa cosa, che c'era così tanta strada per andare a Radan. Posso muovermi? Grazie. Mannaggia la miseria. Ah, è vero, c'era pure il boss. Ho avuto un flash. È vero, perché io ho già due rune. Quindi io non ho necessità di uccidere Radan. È per questo che il castello è così. Qui ci sta il cavaliere del crogiolo, vedi? Me l'ero dimenticato completamente questa cosa. Ma pensate, non me lo ricordavo. Perché giustamente io ho già la runa di Godric e quella di Rennala. Io sto uccidendo Radan tanto per... sanguinamento, ragazzi. Questi erano fortissimi una volta, eh. Va bene così. Ok, perfetto. E poi potremmo fare parry a lui adesso. Parry a lui? Che dite? Gli facciamo un perrino? Ma sì, cattivi. Così, parry e si gode. Forza, vendichiamoci di questi cavalieri del crogiolo infami.
che mi hanno fatto soffrire. Va bene, buongiorno signore. Ragazzi, mamma mia, è stato logorante, però ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, non so quanto vi ho fatto vedere, ma ci ho messo un po', perché lo volevo fare a Perry, quindi ci ho messo veramente tanto. Io ero convinto di fare Radan in questo episodio, ma proprio mi ero completamente, proprio avevo completamente dimenticato che per farlo dopo bisognava riliberare il castello. Ragazzi, questa volta l'avevo completamente rimossa, vi chiedo veramente scusa. Almeno parliamo con lui, io non ho paura di chiedere a Susso cosa ne pensa. Incidentally, well, it's true that when the stars festival, the mightiest demigod of the shattering. Mi piacciono le feste, assolutamente. As you should, then all you need is when the stars align. Well, I have then you must serve Princess Rani. The next time you speak to Eid, the festival of Radan will shine. Comunque quel vecchio is that is enormous afraid of a haughty sort. Ragazzi, sus veramente. Quindi questi qui, vedi, invadevano il castello, vedi. Finiamo un attimo di esplorazione. Ah, pure questi c'erano qui. Ah, una filata incandescente, ok. Sono ammazzati da soli per i 20 secondi. Sto facendo un giro di esplorazione in questo posto, ragazzi, per concludere l'episodio, però non credo di aver fatto vedere granché. La flamberga. Sono pulito tutta quanta la zona. Ho trovato la flamberga. Ho trovato un sacco di minerali su. E per il resto penso di aver recuperato tutto. Non ho ucciso quel gigante laggiù perché non so come ci si arriva. Però per il resto sono salito su tutti i tetti. Perché poi qui adesso quando ci tornerò si resetterà e ci sarà Radan, capito? La festa con Radan. Sus, hai qualcosa da dire prima di concludere questo episodio incredibile? Dici di conoscere il Ring e non ti ricordi una cosa del genere? Io ero tutto pronto ad andare a far festa. E Radan incredibile. E invece mi hai fatto vedere un episodio così, di te che ammazzi gente random in un castello così,
Guarda quanto è arrabbiato Sus che non ha sconfitto Radan. Mannaggia! Quindi Sus è un po' arrabbiato, però dai, almeno hai eliminato il cavaliere del crogiolo e quella brutta bestia. Però cerca di ricordarti le cose, cameraman, Joel o come ti chiami. Allora, il Sus saluta, ecco, e vedi di ricordarti il terreno. Ecco, mi sono beccato pure il cazzatore da questa pianta birbante. Comunque ragazzi, prossima volta, come dicevo lui, sconfiggeremo Radan questa volta veramente. Andremo alla catacomba Sus, prenderemo l'altro talismano che è simile a quello di Radan, ma finalmente non avremo più i danni multipli. E poi elimineremo il Sacriderma Sus, che sta nella torre di Radan. Quindi nel prossimo episodio faremo queste cose incredibili. Probabilmente ci addentreremo per la strada verso la capitale Sus, che non è Roma, la capitale di Eldar Ring, è un'altra capitale Sus. Quindi vi do la con voi e ci vediamo al prossimo episodio.